Ci sei? Abbastanza. Sempre concentrazione, eh? Sì. Vado. Vai. Stiamo andando a casa di Francesco Galati, in arte il signor Franco, per girare un incredibile challenge e darci delle botte con questa. Il palazzo di Francesco è tipo un labirinto. Chiudere sempre la porta e invece è sempre aperta. Vedete? Cioè, ci sono tre scelte, se non un videogioco, puoi scegliere la porta dove andare, se non ricordo male. Ecco lì. Ti l'ho fatto pure 50 flessioni, quindi no. Quindi sei più muscoloso. Sono bello muscoloso, sta. Divano, intro, Mauro, ginocchio. Franz frontino, Mauro pugno. Va bene. Sì, però, calmo, vai. Siamo dei professionisti del cinema e stiamo in anticipo, adesso, prima di pranzo, ci montiamo quello che abbiamo girato. Alle medie, quando si va a fare la pizza di classe, c'è sempre qualcuno che prende, che ne so, l'aranciata, la Coca-Cola, il ketchup, la maionese, li mette tutti in uno stesso bicchiere e poi fa il coatto insieme agli amichetti. È quello che sto facendo io adesso. È solo che lo sto facendo con il miele, il ketchup dell'acqua calda. Perché? Noi a un certo punto ci infilzeremo e dovremmo sanguinare. Ma non ci andava di prendere il sangue finto perché costa una cifra e perché tanto non si doveva vedere che era sangue. Quindi abbiamo preso delle magliette scure su cui il sangue non si nota e stiamo cercando di fare un miscuglio che sembri lucido, quindi utilizzando il miele, che quindi dia l'impressione del sangue sulle magliette, però non so se ci riusciremo. Madonna, non vedevo l'ora. Guarda, sai una cosa, visto che appiccica pure l'odore, fa tipo così. Però l'effetto è giusto, secondo me dovresti proprio versarcelo sopra. Oddio. Guarda, ma è proprio una merda. Non lo so, meglio. Non vedevi l'ora, eh? Senti come, come scivola. Esatto. No. Sono stanco, fa caldo. Basta, dai. Cioè sembra che sto così, ma sto veramente... Esatto, cioè in realtà ci siamo, cioè, veramente... C'è questo dolore interno. Dai, abbiamo finito, ce l'abbiamo fatta. Che esperienza è stata, Franz? È artistica. Io sento un po' d'arte qui, guarda. Sì, abbiamo vissuto proprio in toto. Va bene, io vado là. Ok, io vado qua.